Stiamo facendo un corso di full immersion, per capire i temi, le criticità, i problemi della città, con la collega dottoressa Tripodi, e quindi siamo in una fase di apprendimento, tra virgolette, in questo momento, di conoscenza dei problemi, per quanto, a livello generale non è che mi erano sconosciuti, sono stato 2 anni a Gioia Tauro e quindi, ecco, non è che sono molto diverse, perché è tutto un. Di Gioia Tauro e Rosarno che Sì, sono stato. molti problemi sono così, c'è perfetta sintonia a livello di problemi, possiamo dire, perché c'è un problema sicuramente di incuria, degrado urbano, abbandono molto consistente. Abbiamo fatto un giro, abbiamo visto degli accampamenti, delle baracche ove vivono. Così, parecchi extracomunitari, non forse dai 300 ai 400, in condizioni veramente di grande precarietà, sicuramente qualcosa che colpisce, ecco, la nostra sensibilità cristiana. Bisogna lavorare, noi siamo in una fase, diciamo così, un po' in mezzo al guado, perché c'è una commissione che sta lavorando per l'accesso, per verificare se c'è stato il condizionamento, l'ingerenza, e quindi quello poi condizionerà anche il nostro lavoro futuro, perché se si tratterà di traghettare il comune verso le nuove elezioni, si tratta di 6-7 mesi, 6-7 mesi non è che si possa incidere granché. Se invece la prospettiva fosse più lunga, allora si può delineare un percorso con obiettivi per cercare di, con le giuste sinergie sul territorio, peraltro già l'abbiamo attivato con l'associazionismo, l'incontro con la Croce Rossa, con l'Associazione Carabinieri, per mettere su una serie di iniziative, perché il Comune sicuramente non ha tutte le risorse, di personale, quindi, e di finanziarie per poter così affrontare in maniera vincente, in maniera pragmatica e concreta, i grandi problemi del territorio, e quindi pensiamo per esempio all'affidamento di spazi pubblici ad associazioni che magari ne curino il decoro e magari controllano pure atti di teppismo e vandalismo, e questo è uno degli obiettivi che ci proponiamo. Certamente dobbiamo partire dalla struttura, dare una sistemata all'organizzazione Quindi interna. la gente onesta di Rosarno già ha Ma avuto guardi, contatti con lei, ecco, certamente in un vuole mese, risanare questa città. abbiamo notato, praticamente ci siamo confrontati già con associazioni e con privati cittadini. C'è in alcuni la voglia, ecco, la voglia di impegnarsi, ecco, di mettersi in discussione per migliorare lo stato delle cose, anche per dare una prospettiva diversa, diciamo, più incoraggiante a chi verrà, ai giovani, ai propri figli. E quindi questa sicuramente è l'energia positiva del territorio, però per certi versi permane, secondo me, a grandi linee, nella maggior parte dei cittadini una sorta di intorpidimento, ecco, di anestesizzazione, coloriformizzazione, come dire, abbiamo vissuto così e sembra che non ci sia una prospettiva diversa. Invece bisogna segnare la svolta e la discontinuità Ecco, lei parlava sicuramente. Gioia Tauro Rosarno uguale, viaggiano uguale, ecco perché lì non pagavano i tributi, lei prima ha detto Sì, c'è qui un problema di 80%, quasi tributi 40 di sicuramente. tributi. Mi dicono che l'80% dei cittadini non pagano né l'acqua né la raccolta rifiuti, diciamo. E se costano parecchi milioni all'anno e noi ne incassiamo meno della metà, si crea un buco. Già mi dicono che appunto è Ecco, difficile. quali provvedimenti prenderà il E signor Rosarno? sicuramente rendere più, come dicevo a Pizzo, una lotta più feroce. Ovviamente lo dico virgolettando il feroce, la lotta all'evasione, all'erosione, Quali cosa all'elusione. adottiamo per E questo? beh, ci sono tutti gli strumenti che ti dà l'ordinamento, perché sicuramente c'è stata una sorta di mollezza, di fiacchezza, di timidezza, diciamo, dell'azione comunale, perché tu quando vai a toccare la tasca dei cittadini, poi ciò si riflette negativamente ovviamente sul consenso. Politico. E noi dobbiamo lavorare perché il cittadino capisca che non è che non pagando poi puoi pretendere dei servizi all'altezza. È normale che poi ne risentano pesantemente i servizi, la quantità e la qualità dei servizi. Quindi poi pagare tutti, pagare meno, insomma, se è valido pure a Rosarno. Quindi dobbiamo lavorare sul piano culturale.